Ciao a tutti e bentornati da Bear Strong. Quest'oggi vi parlerò di un film che è uscito veramente da poco in sala. Se ne sta parlando molto perché ha avuto diverse nomination ai Golden Globe, quello che ne ha avute di più, ha avuto anche qualche vittoria, e agli Oscar invece si è beccato ben 9 nomination. Una pellicola che ha attirato molta attenzione su di sé, e sto parlando del film Gli Spiriti dell'Isola. Regia nonché anche in sceneggiatura Martin McDonagh. Nel cast Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon e Barry Keoghan. Da sottolineare il fatto che tutti questi che ho citato sono nominati agli Oscar. La storia è ambientata in una solitaria isola irlandese dove Patrick si trova in una situazione abbastanza paradossale. Infatti, improvvisamente, il suo migliore amico, Colm, decide di non avere più niente a che fare con lui. Davanti a questa decisione, Patrick rimane abbastanza colpito e non si capacita del perché il suo amico abbia preso questa decisione. Quindi Patrick in tutti i modi cercherà di scoprire cosa ci sia dietro, cercherà anche di far tornare sui suoi passi il suo amico. Gli spiriti dell'isola poteva anche non essere tradotto, o magari seguire il film originale come titolo, ovvero Le Banshee di Irishin, che ha un senso all'interno della narrazione. Vado subito sulla sceneggiatura, che è uno di quei premi dove forse è più quotata la pellicola. È stato fatto un gran bel lavoro, perché la scrittura dei dialoghi mi ha interessato, alcuni ti rimangono impressi, e anche i personaggi sono ben scritti, anzi vi dirò di più, magari potrebbero emergere i personaggi di Colin Farrell e Brendan Gleeson, ma a me ha colpito per esempio il personaggio di Kerry Condon, che va a interpretare la sorella di Patrick. Sinceramente mi è piaciuto tantissimo questo personaggio, invece quello di Barry Keoghan mi è sembrato un po' più in secondo piano, più che altro forse non gli avrei dato assolutamente la nomination agli Oscar. La storia, come potete ben vedere da quel poco che vi ho detto, perché in questo video non farò spoiler, comunque abbastanza singolare e darà vita a delle situazioni particolari tra appunto Patrick e Colm. Il film andrà a mostrare fino a dove l'animo umano è pronto a spingersi. A un certo punto l'amico Colm dirà a Patrick che se continuerà a insistere a cercare di riallacciare i rapporti con lui, andrà a fare una cosa veramente orribile. Questa ulteriore decisione da parte del suo amico Colm avrà difficoltà a metabolizzarla. Patrick dovrà veramente stabilire che cosa fare, se fermarsi o di continuare ad essere testardo perché vuole cercare di riprendere questa amicizia. Da quel momento la vicenda incomincerà ad essere ancora più interessante di quello che era. Saremo curiosi di scoprire fino a dove sono disposti a spingersi sia l'uno che l'altro. Non ho particolarmente apprezzato la strada che a un certo punto prende il personaggio di Colin Farrell, anche se ammetto che può avere un suo significato. La colonna sonora accompagna piacevolmente la visione e la scenografia contribuisce perché ha un certo effetto. Tornando alle candidature e agli Oscar, la sceneggiatura, confermo, secondo me è il premio che più probabilmente andrà a vincere. Nelle altre categorie potrebbe avere alcune possibilità per miglior film o anche per miglior regia. Miglior attore protagonista, Colin Farrell, è molto quotato, anche se secondo il mio punto di vista attendo di vedere in scena Brendan Fraser in The Whale, ma Austin Butler in Elvis l'ho preferito rispetto a Colin Farrell. In conclusione, Gli Spiriti dell'Isola si rivela un film ottimamente scritto, bei personaggi, alcuni abbastanza singolari. Come singolare è la storia di base che darà vita a delle scene che potrebbero rimanere impresse allo spettatore. Fino a dove l'animo umano è disposto a spingersi, ignorando anche determinate conseguenze, gli spettatori potrebbero anche
rimanere sbigottiti e sconcertati. Il mio voto agli spiriti dell'isola è un 7. Non è tanto alto, però dopo una prima visione mi sento di dargli questo voto. La chiusura della vicenda non l'ho particolarmente apprezzata. Detto questo, fatemi sapere giù nei commenti la vostra, cosa ne pensate? È un film che andate a vedere? Ditemi la vostra giù con un commento, se l'avete visto vi è piaciuto o non vi è piaciuto, lasciate un mi piace per supportarmi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete, attivate la campanella delle notifiche e seguitemi sulle mie pagine social, link sempre giù in descrizione. Detto ciò, vi rimando nel prossimo video, ciao!